Ciao a tutti, benvenuti al Paddle Palace. Qui potete giocare a paddle, ma soprattutto potete anche mangiare da oggi, quindi vi aspettiamo in tanti. Beh, di sport praticamente quando ero piccola li ho praticati tutti, dal nuoto allo sci, al pattinaggio e poi il paddle è arrivato dopo, anche perché è uno sport che si è sviluppato insomma di recente. E mi ricordo che sono andata a giocare con alcuni colleghi di Sky Sport e da lì è nata anche questa passione, anche perché mi sono accorta che è un po' più semplice del tennis e quindi ho subito provato della soddisfazione nel giocare. Beh, credo che sia fondamentale lo sport a partire proprio dalla fase adolescenziale per iniziare ad inserirti in un gruppo sano e avere anche la competizione sana che crea lo sport. Io devo tanto allo sport, allo sport agonistico anche, alla collaborazione all'interno di una squadra, insomma ci sono dei valori fondamentali nello sport e quindi sono contenta di essere parte anche di questo centro, perché per esempio si possono organizzare delle feste per i bambini bellissime dove si gioca e poi si mangia, c'è la possibilità di avere il ristorante, quindi sono davvero contenta di questo progetto. Padella, comunque c'è sempre un po' di padel, una padella di paddle o una padella da mangiare. Il mio rapporto con la musica è quotidiano perché ho un programma Radio 105 tutti i giorni da 7 anni ormai, è bello conoscere gli artisti, ho trovato le canzoni di Sanremo straordinarie, sono veramente contenta anche dei nuovi volti, giovani volti della musica italiana e amo molto la musica italiana. Venite ragazzi, perché è veramente divertente giocare a paddle, è uno sport facile ma soprattutto divertente, è bello anche giocare in squadra a paddle e poi dopo ore e ore di partite a paddle mangiamo e mangerete qua perché si mangia benissimo grazie allo chef borghese. Ciao!